Sant'Elena Augusta. Nata nel III secolo da famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando però il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto a cui una donna potesse aspirare, quello di Augusta. Fu l'inizio di una nuova epoca per il cristianesimo. L'imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà del culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena, forse contribuì alla conversione del figlio in un punto di morte. Elena testimoniò un grande fervore religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e quella dei ladroni. Il ritrovamento della Santa Croce, avvenuto nel 326 sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di altrettante basiliche, una delle quali sul Monte degli Olivi portò proprio il suo nome. Morì nel 330. A San Pietro in Vaticano, Elena è ricordata con una colossale statua in marmo, posta come quella di Sant'Andrea, della Veronica, di San Longino, alla base dei quattro pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona all'altare della Confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'Apostolo Pietro. A coronamento di questa esperienza leggiamo un brano di Santa Teresa d'Avila. Quando pensiamo a Cristo, dobbiamo sempre ricordarci dell'amore che ci ha manifestato nel concederci tante grazie e dell'accesa carità di suo Padre, che in Lui ha voluto darci un pegno di tanta tenerezza. Amore chiama amore. Nonostante la nostra miseria, non smettiamo di crescere nell'amore. Testimonianza di una donna forte, quella di Sant'Elena, una donna che ha saputo accettare l'umiliazione del ripudio e Dio l'ha poi riscattata, favorendola di molti doni. Dobbiamo anche a lei la fine delle persecuzioni cristiane ed il ritrovamento, come abbiamo sentito, di tante importanti reliquie. È un invito per tutti noi a riflettere sulle parole di Santa Teresa. Amore chiama amore. Noi come rispondiamo all'amore di Cristo? Il Signore vi dia pace.